Piombino il giorno dopo l'accordo 25 aprile di festa dedicato alla Lucchini. Morte Magherini, la famiglia diffonde un nuovo video e annuncia denunce. 70 anni di libertà, festeggiamenti in tutta Toscana per la liberazione. Rifondazione Comunista protesta contro le aperture dei negozi e dà il via alla campagna elettorale. Vivo grazie a Lucas, alla Betone in azione su un arresto cardiaco il massaggiatore automatico. Queste notizie ed altre dopo la pubblicità. Per un futuro limpido. Ma che ti pare il modo di stare ferma uno stop? Oh, signorina, mi scusi. La macchina non riparte, come facciamo adesso? Chiamo il mio carrozziere. Pronto, carrozzeria San Giusto? Avrei bisogno di un carro attrezzi. Sì, te lo mandiamo subito. Grazie. Autocarrozzeria San Giusto ti aiuta a rimorchiare. Te l'ho detto! Gioielleria Cerbai dal 1920 aggiunge prestigio ai vostri regali. Orologi Everard, Longines, Armani, Philip Watch, Ice, Citizen e gioielli Salvini, Rosato, Donna Oro, Rebecca, Chemira, Miluna. Gioielleria Cerbai vi aspetta a Prato in Corso Mazzoni 3840. Vados Mare, la tua vacanza in Sardegna. In località Bados, in una cornice di suggestivi panorami, a 300 metri da un comprensorio che offre 4 km di sabbia bianca e finissima, si trova il residence Bados Mare. Luogo ideale per coloro che vogliono trascorrere una vacanza all'insegna del relax e della tranquillità, senza rinunciare ai piaceri delle serate in Costa Smeralda, distante solo pochi chilometri. Residence Bados Mare. Per informazioni e prenotazioni www.badosmare.it. Mi avevano chiamato un'altra volta. L'ennesimo colpo in città. Ormai non si parlava d'altro. Svuotato di nuovo. Un lavoro pulito e veloce. Dei veri professionisti. E come al solito nessuna traccia. Novità? Se ne sono andati col bottino. Ancora loro. E chi altri se no? Peppino Durgoni. Buonasera dal telegiornale di Toscana TV. Il giorno dopo l'accordo scusate, per la Piombino di Lucchini, la città festeggia il 25 aprile. Sentiamo Rachele Campi. È stato firmato a Palazzo Chigi ieri nel tardo pomeriggio l'accordo di programma per salvare il polo industriale di Piombino. I lavoratori delle acciaierie Lucchini, da sempre fulcro economico dell'intera Val di Cornia, potranno tirare un sospiro di sollievo dopo tanta agonia per un comparto, quello siderurgico, colpito duramente dalla crisi economica almeno da 4 anni. Ieri, dopo aver iniziato la pratica dell'addormentamento dell'altoforno con il COC, centinaia di lavoratori erano scesi in strada bloccando il traffico cittadino in segno di protesta e in attesa della firma del governo
governo per la riqualificazione e la riconversione dello stabilimento. In particolare, la questione che più sta a cuore per il futuro della siderurgia piombinese è quella di trovare finanziamenti in grado di attirare l'interesse di un privato a realizzare il Corex e il forno elettrico. Questa mattina, in occasione del 25 aprile, festa della liberazione, ancora un corteo degli operai. E si aspetta, si spera, sa nemmeno noi. È una realtà un po' sconvolgente e si attende periodi migliori. Si lavora, cioè si è lavorato ieri, come per dirsi fa l'ultime cose in questi giorni, ma senza spirito, senza prospettive, senza sapere nemmeno a cosa crede. Un clima di morte, è un lutto cittadino, perché con lo spegnimento in bianco, cioè l'alto forno non produce più, rimane diciamo lì in coma, proprio per definirla in maniera giusta, è lì in coma. Piombino è pervasa dall'ansia, da sentimenti di preoccupazione, tanti lavoratori, tante famiglie, le imprese che attraversano un momento di grande difficoltà. Ma noi non dobbiamo fermarci, non è che non ci deve essere un'interruzione, una ripartenza, noi dobbiamo vivere questa fase con, naturalmente, con le preoccupazioni che essa incorpora, ma anche con l'ambizione di essere d'esempio per altri territori che attraversano crisi, perché non siamo l'unico. Bisogna essere positivi, battersi per pretendere il meglio per il nostro territorio, essere autonomi intellettualmente, avere un'idea di noi, ma sapere anche che 25 aprile simboleggia la lungimiranza e la forza visionaria di persone che non si sono arrese alla realtà che avevano davanti. Intanto l'accordo siglato ieri, che prevede un impegno totale di oltre 270 milioni di euro, disegnerebbe per l'area un futuro verde. Vediamo. Piombino verso un futuro verde. L'obiettivo dell'accordo raggiunto ieri a Roma sulla Lucchini, è stato sottolineato, è tornare a produrre acciaio in 2-3 anni con una tecnologia più avanzata e sostenibile. Un obiettivo per cui la Regione ha stanziato 150 milioni, dal Governo altri 100 milioni, di cui 50 per la bonifica e 20 per la riconversione industriale, più fondi per il porto e per le infrastrutture. Dalla difesa poi l'impegno a destinare a Piombino le 38 navi militari da dismettere. Da parte sua il Ministro dell'Ambiente promette bonifiche in tempi rapidi. Nel risanamento saranno impiegati i dipendenti dello stabilimento con contratti di solidarietà, mentre per l'indotto ci saranno ammortizzatori sociali come la cassa integrazione. In questa operazione noi possiamo affermare la missione vera del Ministero dell'Ambiente, che non è quella di essere il contraltare dello sviluppo economico o degli enti locali, ma di lavorare insieme a loro per fare capire che con l'ambientalizzazione si possono creare posti di lavoro e sviluppo. Questo mi serve per uscire dalla trappola della green economy, cioè noi siamo convinti che sviluppo e posti di lavoro si possano creare solo in una piccola parte dell'economia. Non è vero. Se noi lavoriamo sull'ambiente, noi possiamo fare posti di lavoro e sviluppo in tutta l'economia, anche nella siderurgia. E torniamo a parlare della vicenda di Riccardo Magherini, l'ex calciatore della Fiorentina, morto nella notte tra il 2 e il 3 marzo a seguito del suo arresto da parte dei carabinieri, una morte sulla quale la famiglia cerca giustizia. Ieri in Senato a Roma è stato presentato un nuovo video, oltre alle fotografie del cadavere di Magherini, fotografie che noi abbiamo scelto di non mostrarvi, anche se potrete trovarle forse su qualche sito, fotografie perché secondo noi non tolgono nulla alla tragicità della vicenda, sulla quale c'è ancora un'inchiesta in corso e che noi, per rispetto alla vostra sensibilità, abbiamo scelto di non farvi vedere. Vi facciamo vedere invece le immagini che sono state presentate, che sono ugualmente molto drammatiche. Vediamole insieme. Però ho fatto un ubbione, se qui ci sta a dire nella sta lo sta. Allora, però aiuto! Si senti. No, aiuto! Aiuto! Senti. Non lo fate. Non lo fate. Aiuto! Mi sparo!
Questo è il video presentato ieri, intanto la famiglia promette nuove denunce al servizio. Continua a cercare la verità la famiglia di Riccardo Magherini, l'ex calciatore morto nella notte tra il 2 e il 3 marzo scorsi dopo l'arresto da parte dei carabinieri. Ieri in una conferenza stampa in Senato a Roma è stato diffuso un nuovo video, ora agli atti dell'inchiesta, in cui si sente distintamente l'uomo chiedere aiuto e gridare «mi sparano», mentre nelle riprese dall'alto si vedono i carabinieri che tengono fermo l'uomo. Si cercano altre testimonianze alla ricerca di quelle immagini che si dice qualcuno avrebbe girato, dei calci che secondo i familiari di Riccardo sarebbero stati sferrati contro l'uomo a terra. Sarebbero già 4 o 5 i nuovi testimoni che si sono fatti avanti, oltre ai 72 già ascoltati dalla procura. Procura che ieri in una nota ha sottolineato come nel filmato non si evidenzino violenze di alcun genere, ricordando come nel corso dell'autopsia, compiuta con la partecipazione del medico legale nominato dai familiari, non siano state riscontrate lesioni riconducibili a percosse. Tutte le indagini affidate alla polizia giudiziaria, ha puntualizzato la procura, vengono condotte con il necessario massimo impegno e rigore. Intanto i familiari di Magherini hanno dato mandato ai loro legali di presentare una denuncia contro coloro che erano presenti in Borgo San Frediano, carabinieri e sanitari del 118. Lo conferma il legale, che spiega e sia un fatto tecnico, così saremo avvisati di ogni notizia sull'inchiesta, sia perché siamo rimasti sorpresi dalla ricostruzione del PM francamente tempestiva. Presto, aggiunge, avremo delle sorprese. E alla lettera della procura aveva risposto con una lettera aperta il fratello di Magherini Andrea, che diceva al legale: non capiamo come mai a seguito dell'avvenimento una lettera il PM ci comunicava di avere fondato motivo di ritenere che almeno uno dei militari lo avesse colpito con dei calci o perlomeno che ci fosse reato di percosse, dichiarazioni a seguito delle quali anche il senatore PD Luigi Manconi, che ieri era presente a Roma, ha chiesto l'intervento sul magistrato. Parliamo del 25 aprile, oggi la ricorrenza è stata celebrata solennemente in Palazzo Vecchio, vediamo Gigliola Caridi. Firenze ha celebrato il 70° anniversario della liberazione, prima in Piazza dell'Unità, dove sono state deposte le corone di fiori al monumento ai caduti di tutte le guerre, alla presenza delle autorità civili, militari, religiose e dei gonfaloni. Poi il corteo si è diretto a Palazzo Vecchio, dove nel Salone dei 500 il vice sindaco Dario Nardella nel suo discorso ha ricordato il valore della resistenza. E se oggi noi viviamo in un paese libero, con delle istituzioni democratiche, perché ci sono delle donne e degli uomini che hanno perso la vita per consentirci di fare tutto ciò. Per Firenze questa ricorrenza quest'anno è particolare perché festeggiamo i 70 anni della liberazione della nostra città, la prima in Italia che si è liberata dai nazifascisti da sola, prima che arrivassero gli alleati. Una città orgogliosa della medaglia d'oro al valor militare, e per questo io ho voluto dire ai partigiani che sono qui che Firenze avrà il suo museo della resistenza, ma non sarà solo un luogo di ricordo, ma un luogo pensato per i giovani, un luogo di cultura, di dialogo, dove imparare cosa significa la libertà. Nardella nel suo discorso ha anche parlato di Costituzione. La Costituzione è stata scritta non per rimanere immutata per l'eternità, vi sono delle parti della Costituzione che si possono cambiare se questo serve a rendere le istituzioni più vicine ai cittadini, e mi riferisco in particolare alla parte seconda della Costituzione, non solo al titolo quinto, agli altri titoli che riguardano appunto l'ordinamento democratico. Per questo la riforma del Parlamento è necessaria. Cambiamenti bocciati però dall'ANPI di Prato, sentiamo cosa è successo con Eleonora Barbieri. È una netta bocciatura della riforma istituzionale varata dal governo Renzi, quella decretata dall'ANPI di Prato per bocca del suo presidente Ennio Saccenti, che stamani nel suo discorso ufficiale in Piazza del Comune in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile ha criticato duramente l'impostazione che il premier Renzi ha dato al nuovo sistema istituzionale e ha annunciato che il 29 aprile partirà un autobus da Prato per partecipare alla manifestazione nazionale di protesta al Teatro Eliseo di Roma organizzata dall'ANPI. La questione di fondo è
che le riforme vanno fatte, devono essere fatte perché è necessario aggiornare l'agenda del nostro Stato, ma è necessario farle senza lasciare il popolo da una parte. Le istituzioni, gli organi elettivi vanno coinvolti e bisogna dare il tempo agli organi elettivi di consultare la gente, perché altrimenti la democrazia non sarà mai compiuta. Il sindaco Roberto Cenni è partito dal grande sacrificio compiuto per sconfiggere nazifascismo per approdare alle importanti sfide che l'Europa ha davanti per garantire un futuro ai giovani di oggi, come avvenne 69 anni fa. Uno sguardo verso i giovani e offrire a loro quello stesso avvenire, quella stessa speranza e capacità di sviluppo che le generazioni passate hanno consegnato alla mia, ma che invece la mia in qualche maniera non riesce a consegnare ai giovani d'oggi. La festa della liberazione si è aperta con la messa in cattedrale, al termine il corteo guidato dai valletti comunali e dal gonfalone del comune di Prato, composto da istituzioni, associazioni combattentistiche e d'arma, ha raggiunto Piazza delle Carceri per la cerimonia dell'alza bandiera e la deposizione della corona d'alloro al monumento ai caduti da parte del prefetto Maria Laura Simonetti, del sindaco Cenni e del presidente del consiglio provinciale Giuseppe Maroso. Vediamo invece come è andata a Pistoia con Patrizio Ciaccarelli. La ricorrenza del 25 aprile a Pistoia è stata celebrata all'insegna della rinnovata amicizia con il Brasile, le cui forze armate contribuirono alla liberazione della città, che fino a pochi anni fa ha ospitato l'unico cimitero militare brasiliano in Italia, oggi monumento votivo. Il sindaco Samuele Bertinelli ha ricordato il sacrificio degli oltre 400 uomini del contingente brasiliano che morirono nelle vicinanze di Pistoia. Domenica in città sarà presente l'ambasciatore del Brasile, che consegnerà una onorificenza alla città toscana. Oggi è dunque giusto ricordare anche i 462 soldati e ufficiali brasiliani caduti e tumulati sino al 1960 a Pistoia, nella bellissima campagna di San Rocco, nell'unico cimitero di militari brasiliani in Italia. Intorno ad esso, sostituito nel 1967 dal monumento votivo che accoglie le spoglie di un milite ignoto, è cresciuto, sulla memoria di quel sacrificio, il legame che unisce, nel segno della pace, della libertà e della democrazia, la nostra città e la Repubblica Federale del Brasile. Questo giuramento che ci lega sarà rinnovato domenica grazie alla visita dell'ambasciatore Ricardo Neida Tavares, in occasione dell'apertura di una manifestazione che abbiamo voluto fosse dedicata al Brasile e alla sua cultura e che vedrà organizzati in città per 10 giorni numerosi appuntamenti. Proteste a favore della Costituzione anche a Firenze da parte della Carovana della Costituzione. Sentiamo perché. Noi veniamo tutti gli anni alla celebrazione della liberazione, tutti gli anni per attestare la necessità appunto di mantenere i valori della resistenza e di mantenere, cioè attuare e salvaguardare la Costituzione, cosa che attualmente purtroppo, soprattutto in questo momento, non avviene. Quello che sta succedendo sia con l'Italicum che con la proposta di riforma costituzionale con l'abolizione del Senato elettivo configura un attacco forte. Noi abbiamo dato questo volantino assalto alla democrazia perché il combinato disposto di questi due provvedimenti fa sì appunto che una parte della Carta Costituzionale venga fortemente attaccato, cioè il pilastro su cui si basa la democrazia, che è la scelta dei propri parlamentari, la possibilità di incidere, cioè il popolo sovrano, si viene eliminato perché in questa maniera il governo assume un potere molto maggiore. E oggi c'era anche il candidato del PD alle elezioni europee, Simona Bonafè, che ha parlato delle ultime esternazioni di Berlusconi. Sentiamo. Il
giorno dopo l'ennesima uscita di Berlusconi, dal PD non viene ritenuta credibile la determinazione del leader di Forza Italia, è solo clamore preelettorale. Le riforme non sono affossate, noi andremo avanti perché noi siamo per fare le cose che interessano agli italiani, come gli 80 euro, come appunto la riforma della legge elettorale, come la riforma del Senato. Evidentemente non tutti la pensano come noi, ci sono forze che invece preferiscono ancora la palude, preferiscono ancora il teatrino della politica. A questo gioco noi non ci stiamo. Berlusconi, se dovesse decidere di far saltare il banco delle riforme, io penso che se ne assumerà la responsabilità di fronte agli italiani, che oggi peraltro chiedono concretezza e non strategie o strategie al ribasso, politiche al ribasso. Il PD è un partito che considera il confronto come un valore aggiunto, ma sa anche riconoscere quando arriva l'appuntamento con la storia, e questa è una fase importante, è una fase in cui noi dobbiamo portare a casa le riforme. Il Partito Democratico sa che non possiamo fallire di fronte agli italiani, che da troppi anni che si attendono un vero cambiamento. Il cambiamento a portata di mano, il partito arriverà a questo appuntamento unito. Quanto alle esternazioni del vicepresidente della Camera Roberto Giachetti, che aveva detto a Matteo Renzi: ma chi te lo fa fare, andiamo a votare? A me quello che interessa in questo momento è che il Partito Democratico vada avanti e vada avanti per portare a casa questi risultati, poi si starà a vedere chi oggi fa saltare il banco se ne assumerà la responsabilità. Oggi il Paese ha bisogno di risultati, non ha bisogno di chiacchiere, non ha bisogno di spostare su altri terreni la discussione, ha bisogno il Partito Democratico deve rimboccarsi le maniche, deve portare a casa i risultati. Del tempo di campagna elettorale è cominciata quella di Rifondazione Comunista, oggi con una manifestazione, vediamo. Parte con una protesta la campagna elettorale di Rifondazione Comunista. Stamani in via Martelli davanti agli Itali i candidati e militanti di Rifondazione hanno distribuito volantini per ricordare che proprio nel giorno della liberazione molti negozi restano aperti in una logica di città vetrina dove anche il tempo può essere comprato. Noi siamo convinti che in questa città si possa offrire molto di più che un centro commerciale a cielo aperto. Esiste un patrimonio di cultura che deve vivere e che non può essere una risorsa come il petrolio, come invece ha detto il ministro Franceschini, che è alla cultura e fa parte dello stesso partito che governa questa città da 10 anni. Noi siamo convinti che invece si possa creare un tessuto fatto di associazioni che ci sono sul territorio e che fa dello spazio, della città, un luogo in cui aggregarsi anche fuori dai negozi. Andare per negozi non può essere l'unica alternativa dallo stare in casa o andare al lavoro, si può proporre un modello diverso, e quindi noi pensiamo che questo 25 aprile si possa vivere la città anziché andare per negozi, oltretutto costringendo i lavoratori a accettare di lavorare in qualsiasi giorno, a qualsiasi ora, oltretutto nella grande distribuzione, nelle catene, dove grazie al precariato il lavoratore per forza lavora, perché poi quando non ha più un posto di lavoro, festività, ne fa quante ne vuole. Ha già salvato una vita il massaggiatore Lucas, vediamo di cosa si tratta. Un uomo di 79 anni in arresto cardiaco è stato salvato grazie all'impiego del massaggiatore automatico Lucas. Il fatto è accaduto a Labetone. Sul posto sono intervenuti volontari della locale Misericordia, che da alcuni giorni dispongono del massaggiatore automatico esterno e che immediatamente hanno attivato le manovre di rianimazione, prima con il defibrillatore semiautomatico e poi con il massaggiatore esterno Lucas, uno dei 34 massaggiatori automatici esterni impiegati nella lotta alla morte cardiaca improvvisa, recentemente donati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia alla ASL 3. All'arrivo dell'automedica di San Marcello il paziente aveva già ripreso un circolo ed un respiro spontaneo. Successivamente è stato stabilizzato dall'equipaggio dell'automedica, che ha provveduto anche ad inviare i dati clinici in ospedale con il sistema della telemedicina. La trasmissione dell'elettrocardiogramma e la consulenza online con il cardiologo in tempo reale hanno permesso di attivare il protocollo operativo al San Jacopo e di allertare i sanitari sull'arrivo dell'urgenza. Ancora una volta, sottolinea l'ASL 3, nella provincia di Pistoia la catena dei soccorsi ha funzionato grazie alla perfetta integrazione tra tutte le componenti: centrale operativa 118, associazioni di volontariato, equipaggio medico e infermieristico del Dipartimento di Emergenza e Urgenza, pronto soccorso e attività operative di cardiologia e diagnosi e interventistica del cuore e dei vasi. Io mi fermo qui, adesso il meteo, poi le notizie di Prato con Eleonora Barbieri. Restate con noi.
Buonasera a tutti e bentrovati al consueto appuntamento con il meteo a cura del Consorzio Lamma. L'immagine alle mie spalle ci mostra la circolazione a grande scala prevista sulla nostra penisola e sull'Europa. Ben visibile un corridoio di bassa pressione presente sul Mediterraneo centro-occidentale che favorisce l'ingresso di vari impulsi perturbati. Andiamo a vedere il tempo previsto per la giornata di sabato. Sabato all'insegna del cielo nuvoloso, a tratti anche molto nuvoloso, con rovesci a carattere sparso possibili un po' su tutta la nostra regione. Solo in serata è previsto un miglioramento a partire dalle zone litoranee. I venti sono occidentali, i mari tra poco mossi e mossi, in particolare al nord dell'Elba, le temperature stazionarie o in lieve diminuzione per quanto riguarda i valori massimi. Uno sguardo anche alla giornata di domenica, anch'essa caratterizzata da marcata instabilità e da possibilità di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o locale temporale, precipitazioni possibili su tutta la nostra regione. I venti sono ancora occidentali, sostenuti in particolare sulla costa e sull'arcipelago, e i mari sono mossi o molto mossi. Le temperature sono previste in ulteriore diminuzione nei valori massimi. È tutto, grazie per l'attenzione. Vados Mare, la tua vacanza in Sardegna. In località Vados, in una cornice di suggestivi panorami, a 300 metri da un comprensorio che offre 4 km di sabbia bianca e finissima, si trova il residence Vados Mare. Luogo ideale per coloro che vogliono trascorrere una vacanza all'insegna del relax e della tranquillità, senza rinunciare ai piaceri delle serate in Costa Smeralda, distante solo pochi chilometri. Residence Vados Mare. Per informazioni e prenotazioni www.vadosmare.it. Mi avevano chiamato un'altra volta, l'ennesimo colpo in città. Ormai non si parlava d'altro. Svuotato di nuovo. Un lavoro pulito e veloce, dei veri professionisti. E come al solito, nessuna traccia. Edizione straordinaria! Beh, novità? Se ne sono andati col bottino. Ancora loro. E chi altri se no? Peppino d'Urgoni. In Italia, quasi 5 milioni di persone di tutte le età e classi sociali sono impegnate in attività di volontariato. In Toscana, 3.400 associazioni operano grazie alla presenza di oltre 300.000 volontari. CESVOT, Centro Servizi Volontariato Toscana, aiuta le associazioni di volontariato con progetti mirati e gratuiti. Il volontariato toscano ha i numeri. Campagna promossa da CESVOT. Stanco della vecchia, scomoda e pericolosa vasca? Allora Tecnobad, sistema brevettato per la trasformazione della tua vasca in una comoda e accogliente doccia. In un solo giorno i tecnici Tecnobad trasformano il tuo bagno nella stanza più bella della casa. Grazie ad un vasto assortimento di combinazioni e accessori, con il sistema brevettato Tecnobad è possibile realizzare box doccia altamente personalizzabili. Niente caos, demolizioni o danni alle piastrelle. Chiama subito il numero verde 812 22 22 o clicca su www.tecnobad.it. Tecnobad, è tempo di svoltare!
Buonasera e benvenuti al TG Prato. Due bambine sono finite all'ospedale dopo aver ingerito accidentalmente della droga. Al servizio. Due bimbe di pochi mesi sono finite all'ospedale di Prato per intossicazione da sostanza stupefacente. Si tratta di due casi distinti avvenuti la prima metà di aprile ma emersi solo oggi. Il primo episodio risale alla notte tra il 5 e il 6 aprile. Una bimba di appena 13 mesi è stata portata al pronto soccorso di Prato dopo aver accusato uno strano malore. I medici hanno effettuato alcuni accertamenti clinici da cui è emersa la triste verità. Nel sangue della piccola erano presenti quasi 50 nanogrammi di cannabis per millilitro. In sostanza la bimba ha ingerito un pezzo di hashish o di marijuana trovato in casa. La madre della piccola, di fronte all'evidenza dei fatti, ha confessato di fare uso di questo genere di droga, seppur saltuariamente. La bimba ora sta bene. Negli stessi giorni è accaduto un fatto simile ad una bambina cinese di appena 2 anni. I medici dell'ospedale hanno scoperto che la piccola aveva tracce di droga nel sangue. È scattata quindi la perquisizione dei carabinieri nell'abitazione della bambina, che ha permesso di scoprire una bottiglia contenente una droga sintetica liquida portata in casa da un amico di famiglia ora irreperibile. Probabilmente la bambina ha scambiato il liquido per succo di frutta. Il Tribunale dei Minori di Firenze sta valutando le capacità genitoriali di padre e madre. Stessa valutazione sarà fatta per i genitori della piccola di 13 mesi, una giovane coppia italiana, che comunque non saranno denunciati per lesioni colpose. Cambiamo argomento. Oggi festa della Liberazione Nazionale, celebrazioni anche a Prato, e per l'ANPI è stata l'occasione per attaccare la riforma istituzionale del governo Renzi. Il servizio. È una netta bocciatura della riforma istituzionale varata dal governo Renzi, quella decretata dall'ANPI di Prato per bocca del suo presidente Ennio Saccenti, che stamane nel suo discorso ufficiale in Piazza del Comune in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile ha criticato duramente l'impostazione che il premier Renzi ha dato al nuovo sistema istituzionale e ha annunciato che il 29 aprile partirà un autobus da Prato per partecipare alla manifestazione nazionale di protesta al Teatro Eliseo di Roma organizzata dall'ANPI. La questione di fondo è che le riforme vanno fatte, devono essere fatte perché è necessario aggiornare l'agenda del nostro Stato, ma è necessario farle senza lasciare il popolo da una parte. Le istituzioni, gli organi elettivi vanno coinvolti e bisogna dare il tempo agli organi elettivi di consultare la gente, perché altrimenti la democrazia non sarà mai compiuta. Il sindaco Roberto Cenni è partito dal grande sacrificio compiuto per sconfiggere il nazifascismo per approdare alle importanti sfide che l'Europa ha davanti per garantire un futuro ai giovani di oggi, come avvenne 69 anni fa. Uno sguardo verso i giovani e offrire a loro quello stesso avvenire, quella stessa speranza e capacità di sviluppo che le generazioni passate hanno consegnato alla mia, ma che invece la mia in qualche maniera non riesce a consegnare ai giovani d'oggi. La festa della Liberazione si è aperta con la messa in cattedrale, al termine il corteo guidato dai valletti comunali e dal gonfalone del comune di Prato, composto da istituzioni, associazioni combattentistiche e d'arma, ha raggiunto Piazza delle Carceri per la cerimonia dell'alza bandiera e la deposizione della corona d'alloro al monumento ai caduti da parte del prefetto Maria Laura Simonetti, del sindaco Cenni e del presidente del consiglio provinciale Giuseppe Maroso. E si è parlato di Europa, ma anche delle opportunità che l'Europa può dare a Prato nella serata di ieri al Circolo di Iolo, che ha visto protagonista la candidata alle europee Simona Bonafè. Vediamo. Il futuro dell'Europa, ma soprattutto il rapporto tra il rilancio dell'economia pratese e le istituzioni europee, sono state al centro della serata organizzata al Circolo Arci di Iolo dal PD, che ha visto protagonista Simona Bonafè, candidata alle elezioni europee come capolista PD nella circoscrizione centro. La deputata renziana ha esortato il pubblico presente a sostenerla perché una volta nel Parlamento europeo si impegnerà a dare risposte concrete alle necessità del distretto di Prato in termini di tutela del made in, tracciabilità dei prodotti, investimenti in innovazione. Noi siamo perché a partire dalla manifattura però si crei una politica industriale tesa anche a innovare nelle tecnologie e tesa a puntare soprattutto sui nuovi settori, per cui c'è un lavoro enorme da fare, c'è anche un lavoro che può partire da un miglior utilizzo dei fondi strutturali europei. Insomma, direi che è importante appunto oggi mandare in Europa persone che vogliano lavorare, ma vogliano lavorare soprattutto per il bene dell'Italia e del proprio territorio. Ecco, tutela del made in, della filiera, visto che siamo una città con un distretto cinese importante.
Assolutamente ragione, tra l'altro fra i miei punti di programma c'è proprio la tutela del Made in Italy. Prato, ma non solo la Toscana, ha un tessuto produttivo che è un tessuto incentrato sulla piccola e media impresa, una piccola e media impresa che risente molto della crisi e della competizione sui grandi mercati internazionali. Noi in Europa dobbiamo spingere perché la tutela del Made in Italy sia una tutela a 360 gradi e perché si faccia una vera lotta alla contraffazione, che è quella che oggi piega le aziende del Made in Italy. Affiancata dal candidato sindaco del centro-sinistra Matteo Biffoni, l'onorevole Bonafè non ha nascosto i forti limiti dell'Europa di oggi per sottolineare la necessità di un cambio di passo e si è impegnata a tornare presto a Prato per fare il punto sulle proposte normative messe in campo. E oggi era l'ultimo giorno per presentare le liste elettorali, domani il controllo da parte della commissione elettorale. In questo momento, prima del controllo, quindi sono 22 le liste in lizza per le elezioni comunali e 8 i candidati a sindaco. Rispetto a 5 anni fa aumentano le liste di una unità da 21 a 22 e diminuiscono i candidati sindaco da 9 a 8. Alcuni di loro hanno partecipato ieri a un confronto aperto al CITEP, il consorzio che riunisce tantissimi, oltre 70 installatori ed elettrici. Il servizio che lo vediamo è un confronto aperto appunto fra i candidati. Vediamo. La richiesta di CITEP, il consorzio che riunisce circa 70 imprese artigiane di installatori elettrici, davanti ai candidati sindaci Biffoni centrosinistra, Verdolini Movimento 5 Stelle, Bonini indipendenti per Prato, Lavigna Nuovo Centrodestra, assente Cenni centrodestra causa giunta straordinaria, è stata netta. Diteci cosa volete fare per lavoro e per la riconversione energetica delle abitazioni pratesi. E porre un occhio su quello che è il nostro core business, il lavoro, perché ovviamente come cittadini ci interessa tutte quelle che sono le tematiche che sono a tutt'oggi nella campagna elettorale, mi riferisco all'area dell'ex ospedale e via dicendo, però ovviamente noi siamo artigiani, per cui il lavoro per noi è basilare. Riteniamo che anche sulla striscia del convegno che fu fatto qui il 18 febbraio si possa avere una forte spinta, una ripresa nel territorio pratese se si cavalca il cavallo della riqualificazione e dell'efficientamento energetico. Ecco, vorremmo coinvolgere i candidati e capire loro che cosa intendano promettere a Prato. Per CITEP, che ieri sera nella sua sede ha riunito i candidati per un confronto pubblico, il risparmio energetico nell'esistente edilizia pratese, iniziando magari dagli edifici pubblici, creerà posti di lavoro fino a 500 se si intraprendono seri programmi e abbatterà la bolletta energetica con l'obiettivo ambizioso di risparmiare almeno il 30% dei 100 milioni di consumi locali. Tutti d'accordo i candidati presenti sul tema, quanto ai fatti, tutto rimandato al dopo voto. E c'è una giocatrice di rugby di Serie A candidata per scelta per Prato, si tratta della 31enne Roxana Ardelin, che ha iniziato a giocare nel Gipsy Rugby Prato e che dallo scorso gennaio gioca nel rugby Colorno, che sta partecipando ai playoff per salire nella top 10 del rugby femminile. Scelta per Prato ha candidato anche l'ex presidente del Tribunale di Prato Salvatore Palazzo e il primario di anatomia patologica dell'ospedale Santo Stefano Augusto Giannini. Cambiamo argomento, lasciamo la politica, ma non del tutto, la vediamo in chiave scherzosa, incursione goliardica nella notte tra il 24 e il 25 aprile. A mettere a segno lo scherzo alla cittadinanza è stato l'ordine del Chiavaccio. Nella notte sono stati gettati dei pesci rossi nella fontana del Bacchino in piazza del Comune. A rivendicare l'azione sono gli universitari dell'ordine del Chiavaccio. Il Bacchino ha emulato i politici nostrani dandosi alla pesca di qualche pesciolino rosso che abbocchi all'amo, dichiara il gran confaloniere dell'ordine del Chiavaccio. Vogliamo stemperare il dibattito politico di questi giorni invitando tutti a votare Chiavaccio, un voto chiaramente simbolico devoluto alla spensieratezza. I giovani studenti pratesi hanno inoltre appeso striscioni per tutta la città recitanti la scritta "Pratese, non fare come i pesci nel Bacchino, vota Chiavaccino". Questa la trovata goliardica. Andiamo a Montemurlo, dove riscuote sempre più successo la mostra dedicata, la mostra che è stata allestita alla Rocca, dedicata a Banti. Vediamo. Più di 3.000 persone hanno visitato la mostra L'eleganza dell'arte, Cristiano Banti, pittore macchiaiolo a Montemurlo.
un flusso continuo soprattutto tra Pasqua e Pasquetta. Circa 500 persone hanno staccato il biglietto per ammirare i capolavori di Manti e la mostra nella Pieve di San Giovanni Decollato. Un evento unico anche perché la mostra della Rocca è dedicata ai macchiaioli, una corrente pittorica che a metà Ottocento rinnovò lo stile dell'Accademia Italiana e il gusto del pubblico. Banti, che per lungo periodo soggiornò a Montemurlo nella villa del Barone, fu uno dei maggiori macchiaioli, oltre che mecenate e animatore culturale. Il successo della mostra, promossa dal comune, è anche associato alle visite alle ville montemurlesi, comprese cantine e giardino della Rocca. Bene, era l'ultimo servizio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. Da 40 anni, la famiglia Giuliani vi accompagna per mano nella scelta dei vostri diamanti. Disegna i vostri gioielli. Cura i secondi del vostro tempo. Da 40 anni, ci interessiamo a far brillare i vostri occhi, a rendere un gioiello il vostro polso. Per i nostri primi 40 anni, grazie. Grazie per la fiducia che ci avete regalato. Il futuro del nostro pianeta è nelle mani dei giovani. Sensibilizzarli al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile è nostro dovere. Insegnare loro come si può produrre energia senza inquinare e senza sprecare le preziose risorse che la natura ci offre è il nostro obiettivo. Investire sui giovani significa investire sul nostro futuro. Energicamente, a scuola di energia con Extra, un'iniziativa per le scuole in collaborazione con Lega Ambiente e Giunti Progetti Educativi. Per info energicamenteonline.it. È nata la nuova app di ASM Prato. ASM informa. Vuoi trovare il punto di raccolta più vicino? Vuoi prenotare il ritiro di un mobile ingombrante? Per queste e tante altre informazioni, scarica l'app di ASM. ASM informa, l'app che tiene pulita la tua città. Per un futuro limpido. Buonasera e ben ritrovati alla pagina sportiva del nostro TG. Apriamo con la Fiorentina che domani alle 18 tornerà in campo per affrontare il Bologna. Ci presenta questo match Riccardo Galli. È un derby delicato, delicatissimo, quello che la Fiorentina si appresta a giocare domani pomeriggio ore 18 a Bologna. Sì, i Viola vanno a far visita a una delle squadre che nella lotta per non retrocedere proprio da questo risultato potrebbe trarre il maggior beneficio. La traduzione è semplice: se il Bologna vincesse contro Viola farebbe un passo avanti fondamentale verso la salvezza, altrimenti il baratro della Serie B potrebbe davvero risucchiare il rosso-blu. La Fiorentina però non può permettersi questo tipo di sensazione, perché la Fiorentina ha bisogno di vincere e ha soprattutto bisogno di fare una prova generale importante in vista della prossima settimana, quando proverà a strappare al Napoli la Coppa Italia nella finalissima di Roma. Insomma, per la Fiorentina l'appuntamento di Bologna rischia di diventare di quelli che poi ti segnano una settimana decisiva della tua stagione, della tua carriera, anche se, e questo è purtroppo la nota dolente, la Fiorentina continua ad affrontare ogni tipo di
grande avversario, da chi lotta per lo scudetto a chi deve salvarsi, senza i suoi attaccanti. Rossi e Gomez anche questa volta rimarranno a vedere, forse puntano davvero a recuperare qualche minuto di gioco contro il Napoli, mentre Matri, anche se in periodo obiettivamente negativo, sarà in tribuna per squalifica. Toccherà dunque a Matos, al giovane Matos, insieme a Cuadrado e probabilmente uno tra Joaquin e Ilicic, fare forza e cercare di forzare la difesa del Bologna. Un esperimento questo che Montella spera di non dover ripetere nella finalissima, ma qui il discorso si complica e bisognerà aspettare obiettivamente i prossimi giorni. Ciò che conta è che Firenze in questo momento è accesa dall'entusiasmo per la finale di Coppa Italia, vuole questo risultato, vuole godere e vuole vincere. Sì, la Fiorentina però zoppicchia, in questo momento non sta troppo bene, speriamo che la fortuna giri, sì, perché davvero sarebbe un problema e un disastro chiudere la stagione senza un niente di fatto. Una bella stagione senza risultati è una stagione che non va. Giuseppe Rossi non è stato convocato, lo ha detto oggi il tecnico Montella nella consueta conferenza stampa pregara, lo andiamo ad ascoltare. Ciao Vincenzo, ciao. Senti, scusami, Pepito non è convocabile domani, però per quanto concerne Roma ti tieni ancora una piccola possibilità oppure no? Giusto per capire se poi rispondi. Io me lo auguro, la mia aspirazione, insomma il mio desiderio è quello, da allenatore, ma poi devo vedere come cresce fisicamente in questa settimana, insomma. Senti, invece ti voglio chiedere una cosa su domani. Firenze parla naturalmente della finale Coppa Italia, non si è parlato mai di Bologna-Fiorentina. Ecco, vorrei sapere qual è la tua percezione, se hai paura o di cali di tensione o, non lo so, di mancanza di adrenalina. No, io non ho paura né timori particolari. È un test per valutare come ci sono tanti altri test. Psicologica della squadra, dei singoli soprattutto, per una mia valutazione generale, così come io costantemente vengo valutato dai miei dirigenti, credo, e dalla mia presidenza, oltre ai tifosi, che quello è relativo, però nella valutazione dell'allenatore in questo caso, ma soprattutto nel mio caso dei giocatori, è un test per verificare a livello mentale cosa possono darmi nella loro completezza, ma vale anche per il futuro, non certo per domani, ma vale sempre in ogni partita e sono test continui per valutare questo soprattutto. Cioè il Bologna può averne di più oppure a che livello sono le motivazioni? Io non ho nessun dubbio che il Bologna possa mettere in campo il massimo delle motivazioni, ma il discorso fatto prima è relativo anche a questo, nel senso che anche noi dovremmo averle e la squadra deve, ma soprattutto i singoli, a me piace poi valutare i singoli, devono dimostrare, me compresi, di avere le stesse motivazioni del Bologna. Che sia lo stadio pieno credo che sia un vantaggio per la squadra, perché è sempre meglio, vantaggio anche per la Fiorentina intendo, è sempre meglio giocare in un ambiente dove c'è partecipazione piuttosto che uno stadio semideserto che abbiamo visto a Cagliari, dove puoi perdere inconsciamente delle motivazioni. In tutto questo contesto, restando legati al campionato, quanto conta per voi il quarto posto? Per noi conta tanto, perché credo che nell'arco del campionato ci siamo arretrati dalla squadra e lo dobbiamo necessariamente consolidare, perché sarebbe un grandissimo traguardo, perché sulla carta non era preventivabile un traguardo del genere anche al completo, perché ci sono anche altre squadre attrezzate. Restiamo al calcio con il campionato di Serie B giunto alla 36ª giornata che va in scena fra oggi e domani. In campo domani le due toscane, l'Empoli riceverà lo Spezia, il Siena, il Carpi, gara in programma alle 15. E ora un po' di appuntamenti per quanto riguarda Prato, domani alle 16 l'Extraforum per i quarti di finale del campionato di Serie B, qualificazione alla Serie Superiore, playoff di calcio a 5. Il Prato riceverà i piemontesi del Bra, già battuta l'andata per 7-1 nella gara di ritorno. E sempre a Prato domani ricordiamo l'appuntamento con i Cavalieri, il massimo campionato di rugby, che giocheranno alle 16 al Centro Sportivo dell'Acqua Cetosa di Roma contro la Lazio. Infine il massimo campionato di pallamano, è iniziato il girone di qualificazione alla semifinale scudetto,
impegnata l'Ambra Poggiacaiano, che entrerà in scena domani per affrontare il Fondi a Chieti. Si giocherà alle 16 oggi nella prima partita del triangolare, vittoria del Pressano sul Fondi per 25-21. Prima di chiudere vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 sul canale 194 Toscana TV News Sport 24 con la trasmissione Sportissimo per la presentazione degli avvenimenti sportivi del fine settimana. Ospite in studio il dirigente del Prato Calcio Roberto Angioni, e l'allenatore Massimo Morgia e l'attaccante Carlo Bigoni della Pistoiese neopromossa in Lega Pro. È tutto per il nostro TG, grazie per la cortese attenzione, buonasera.